Ben ritrovati amici di Okay Watch Italia. Allora, ho trovato il tempo di farvi questo video. E che video si tratta? Vabbè, l'avete visto dal titolo. E oggi vediamo come impostare l'autoclicker con il torneo, con l'evento corrente, che è un torneo, che è un Budokai. Porca miseria, ragazzi, è il più semplice, ma voi avete già visto gli altri video dove avete prima di tutto messo like, perché dobbiamo arrivare comunque sempre a 30, questo è il nostro obiettivo. Ogni volta avete un video, tra l'altro ne sto tirando fuori uno al giorno, cioè di cosa stiamo parlando. Però stavo dicendo, voi avete visto gli altri video, la base è sempre quella, cioè non cambia mai in base al tipo di evento, in base ai vostri yokai dovete impostarvelo. Io vi faccio vedere la mia impostazione con un mio account secondario, che poi vi faccio vedere solo i tasti dove li ho messi io. Non vi faccio vedere come gioco, però, perché non ho gli yokai buoni, non c'ho uno, ci metterei un giorno a capire almeno come fare, cosa fare, dove metterlo yokai posizionato. Però il posizionamento dei pin è semplice, è davvero semplice. Allora, prima di tutto, in primis, andiamo di qua, dovete scaricare, almeno questo è l'autoclicker che scarico io, ok? Si chiama Autoclicker Automatic Tap di True Developer Studio, 4.2 di recensione, secondo me va bene. Allora, apriamo. La prima volta che lo aprite, sono su BlueStacks, la prima volta che lo aprite vi dirà sta roba qua, gli diciamo ok e andremo dove c'è Autoclicker, dovete dargli ok, dovete dargli va bene, on, lo attivate. E adesso torniamo indietro e adesso dobbiamo andare ad abilitare la modalità multitarget, ok? Si apre questa tendina. Come funzionano questi tasti qua? Con il più andiamo ad aggiungere un pulsante, ok? Con il meno lo andiamo a levare. Nel momento in cui abbiamo scelto la nostra configurazione, io vi consiglio di andare a salvarlo, ok? Quindi adesso non me ne frega niente, lo vado a chiudere e lo riabilitiamo. Chiudiamo qua, andiamo su Punipuni, questo è il mio account secondario, lo riconoscerete perché è quello che avevo condiviso con voi un sacco di tempo fa, è vecchissimo. Tac. Però giustamente voi non ci avete più giocato e me lo sono ripigliato, anzi lo cancellavate, facevate robe strane. Allora, semplice ragazzi, davvero davvero semplice. Prima volta che entro durante l'evento, ok, primo slam, si vede, l'ho tenuto giusto per farvi questo video qua. Allora andiamo evento nuovo, mi raccomando mettete like e se non siete iscritti al canale, aspettato che stava mettendo a fuoco. Allora, come sempre il video sarà sempre senza tagli, perché tanto chiacchieriamo, siamo abituati a giocare in live che probabilmente tornerò a fare anche su YouTube. Dai, vai avanti. Ok, allora vi faccio rivedere anche l'evento come si fa se non l'avete ancora iniziato. È un Budokai, è un torneo, dovevamo recuperare oggetti, ok. Allora, se non siete forti, io vi consiglio di stare sullo verde. Fate conto che anche io sono sul verde. Il rosso vuol dire che ogni tot potete andare a rubare un oggetto che vi manca del Budokai, per andare a sbloccare i livelli, per andare avanti. Potete andare a rubarlo, però attenzione perché possono rubarlo anche da voi, ok? Quindi fate molta attenzione. Noi scegliamo il verde per partire. Allora, chiudiamo. Prima di tutto, primissima cosa da fare, voi dovete evitare di andare a cliccare questi tasti qua, ok, nell'impostazione del torneo, ma cosa ancora del non del torneo scusate dell'autoclicker, ma cosa ancora più importante, dovete evitare che ci sia questa combinazione: clic sul piccione e clic sul tasto giallo, ok, su questo qua per intenderci. Quindi voi mettete sempre qualcosa che va a negare, qualcosa che gli dice di no,
Poi avrete un tasto su questo, perché prima o poi tornerete da, passerete da qua, e così via. Allora, noi andiamo a mettere, per esempio, il primo punto qua sullo sfondo dello yokai, perché lui va fisso a dire, ok, il primo clic lo faccio qui, puff. Poi ne mettiamo un altro, iniziamo a prenderne un altro, e lo mettiamo sul vai avanti, ok? Quindi vai avanti. E ovviamente anche questo qua non deve cliccare, se non ci interessa, non deve cliccare né questo tasto qui. Attenzione, continuo a parlare, qui vi spero carico, né questo tasto qui, ovviamente, perché non ci interessa. Va bene? Quindi lo mettiamo in mezzo, ok? Quindi procediamo, andiamo avanti. Metti qui, ce ne vorrà sicuramente un altro qua, o comunque da questa parte, che va a confermare il fatto che tu devi combattere contro questo yokai. Torniamo indietro, perché si può cliccare anche, vediamo un po', cioè è una roba che va studiata, quindi vai al pelo, non deve cliccare neanche su lui, capito? Quindi qua non ci va a cliccare, ma ricordatevi che non deve andare neanche su questo. Quindi proviamo a spostarlo un pochettino più su, al pelo. Andiamo avanti. Ok, questo non funziona. Quindi dobbiamo trovare il timing giusto per fargli cliccare anche questo qua. Va bene? Poi, altra cosa. Sicuramente avremo bisogno di schiacciare almeno 1/2 Energy Max quando si caricano, corretto? Quindi più o meno la zona è questa, e soprattutto dovremmo andare a tappare questo qui. Lo spostiamo un pochettino più su, perché così non va a cliccare sul K. Questo lo mettiamo qua e li mettiamo qua in mezzo. E sicuramente dobbiamo andare a colpire lo yokai, dipende da contro chi giochiamo. In generale qui nell'evento, boh, non lo so. E quindi andremo a mettere altri pin, li mettiamo qua, tic tic. Comunque ricordatevi, evitiamo di schiacciare i tasti che non vogliamo schiacciare. Più o meno andremo così. Mi sto controllando anche il mio, che sta continuando ad andare. Quindi questo qua non ci piace, ne sono accorto adesso. Il 2 assolutamente non ci piace, perché stava cliccando su questo tasto qua. Guardate cosa stava succedendo. Questo qua era già sbagliato, ve l'ho detto. Ci vuole un po' di tempo per capire come farlo per bene. Quindi questo qua lo spostiamo qua, dovrei averlo, sì, così, tac, vediamo un po' se lo va a toccare. Yes, possiamo spostarlo ancora più giù? Secondo me sì, possiamo spostarlo ancora più giù, guardate che bello, lo mettiamo qui così. E questo è il 2 che non mi piace tanto. Il 2 a che cosa serviva? Il 2 serviva a... questo è perfetto, il 3 è perfetto. Il 2 cosa ci serviva? Spostiamolo ancora un po', ok, così non dovrebbe colpirlo. Vediamo un po' se funziona. Allora l'1 va avanti, il 3 colpisce, forse non abbiamo nessuno. Ah sì, abbiamo quelli pacco, vedete. Dopo dovete anche studiarvi l'Energy Max, quello che si carica prima di tutto, e la posizione. Cioè, per esempio, adesso io non voglio che Sergente Quadro usi l'Energy Max, perché non me ne frega assolutamente niente. Quindi andremo a spostare, in base a come abbiamo impostato i pin, vado a spostare lo yokai che mi interessa che vada a colpire, che vada a usare il suo Energy Max. Quindi probabilmente invertirò Shogu con Quadro, perché sicuramente si caricherà, e se non si caricherà non sprecherò un Energy Max. Però il senso è questo, ragazzi, stiamo prendendo un sacco di danni,
Il fatto è che dovete anche vedere voi che team avete, la vostra squadra. Io non posso saperlo. Io vi consiglio, quando andate a impostarvelo, ogni volta che c'è un cambio di schermata, bloccate l'autoclicker e andate a spostarvi in base a in base alle schermate precedenti anche, mi raccomando, ricordatevi questo. Una cosa fatta per bene è fare uno screen di ogni schermata di gioco, se volete proprio fare una roba professional. Nel frattempo la fotocamera inizia a continuare ad andare in manca, non capisco perché. Se volete fare proprio una roba professional, ogni cambio schermata voi fate uno stamp della schermata e andate a cambiare i pin, ok? Adesso vi spiego un'altra cosa, aspettiamo che finisca, così noi blocchiamo e vediamo se dobbiamo spostare qualche pin qua. Però bene o male dovrebbe andare bene. Allora mettiamo in pausa, noi abbiamo vinto il nostro primo combattimento del torneo e abbiamo assolutamente bisogno, guardate, il 3 è perfetto per andare avanti, ok, che continuiamo a bloccarci. Il 3 è ancora perfetto il 3, forse il 2 è da spostare, o forse no, vedete, dobbiamo spostarlo un pochettino più in giù il 2, quindi lo spostiamo un pochettino più in giù. Questo qui non ci interessa per ora, poi ve lo spiego. Niente, non funziona ancora, quindi dobbiamo spostarci ancora in giù, è strano che non funziona. Si è buggato, ragazzi, il 2 si è buggato. Allora teniamolo qua e mettiamone un altro, mettiamo l'11 un pochettino più sotto, ok, l'11 è andato, però l'11 ci va a hittare sta roba qui, porca miseria. Dobbiamo cambiare una roba, o rimpiccioliamo il nostro, la nostra zona di hit, la nostra zona che viene, che colpisce il pin, cioè la rimpiccioliamo, oppure andiamo a giocare sul timing, che questo è uno sbatti immenso secondo me. Oppure ancora noi facciamo così, ne mettiamo un altro e glielo mettiamo lì e diciamo: chi se ne frega, tu fai quella roba lì e io ti annullo l'operazione che fai. Però qui abbiamo sbagliato perché non ci siamo dimenticati di spostare Shogu e metterlo al posto di Quadro, anche se secondo me Quadro non viene colpito. Vabbè, ma a sto punto io direi di fare così, chi se ne frega, quittiamo, non ci interessa assolutamente combattere. Allora, quindi secondo me più o meno voi dovete andare a lavorare in queste zone. Ricordatevi, la cosa più importante è che se trovate un oggetto, per esempio io adesso ho trovato un oggetto, vado avanti, poi torno indietro e mai clicco su questo e mai clicco sul giallo. Vabbè, adesso potrei anche farlo perché tanto non lo sfrutterò questo account, ok? Ragazzi, è davvero semplice, dovete solo avere voglia di impostarlo. Perché voi me lo chiedete sempre, Jack, per favore mandami la tua configurazione, io ve la posso mandare, però gli yokai che uso io sono diversi da quelli che usate voi. Per esempio io in questo momento ho Shuka, l'unico che fa l'Energy Max è Shuka, voi l'avete slottato nella Niambo? Non credo. Quindi peraltro la roba che mi stavo dimenticando, che dovete tenere conto, è che in futuro nei Budokai ci sono le restrizioni. Vi dico già, usate o splendidi o generosi, io sto usando team di full splendidi, ok? Altra roba che vi volevo dire prima, quando andate a cliccare su un pin, per esempio adesso clicchiamo il 5, qua vi dice il tempo di intervallo prima del successivo click, 100 millisecondi, potete farlo diventare 10 millisecondi, lì dipende da vostro dispositivo e da che timing gli volete dare,
Io generalmente non li calcolo tanto questo, perché sono riuscito a trovare una configurazione buona. Ok? Poi cosa facciamo? Andiamo qui, ci facciamo, le cambiamo la configurazione, il nome della configurazione, configurazione 0, chi se ne frega, e lo salviamo, ok? Il resto non toccatelo per ora. In modo tale che nel momento in cui noi vogliamo aprire una nuova, cioè una nuova partita, abbiamo spento, che ne so, il nostro dispositivo, cosa facciamo? Abbiamo qua abilita, loggiamo la nostra configurazione e siamo a posto. Poi che altro? Credo niente, credo niente. Andiamo qua sulle nostre impostazioni, ritardo, durata swipe, no, questo qua non vi interessa. Gestisci configurazioni, questo non credo che vi interessi. Stavo pensando alla roba. Niente, che probabilmente non avete messo like, e quindi fatelo. No, dai, ragazzi, mi raccomando, come sempre, fatemi sapere se avete problemi. Io, se riesco, vi do una mano. Comunque, in descrizione ci sono tutti i link utili per poter comunicare con me. Però, ragazzi, scrivetemi per cose importanti. Non, ah, cavolo, Jack, ho un problema perché non riesco a fare questo esercizio di matematica. Cioè, per favore, cioè, per piacere, venitemi incontro. Io sono contento che mi scriviate, però rimaniamo in argomento, non andiamo off topic, mi raccomando, perché sennò se devo stare ad ascoltare i problemi di tutti, faccio lo psicologo gratis. Va bene? Ragazzi, mentre impostate tutto quanto, perché avete già iniziato, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale, passate anche dal gruppo Telegram e tutto quanto. Va bene, ragazzi? Dai, fate i bravi, alla prossima, ciao ciao.